Con una cerimonia pubblica alla presenza di tanti appassionati, degli atleti dell'Unione Ciclistica di Città di Castello con le loro famiglie, degli sponsor che sostengono l'attività agonistica del sodalizio di Fernate, il ciclodromo comunale di Città di Castello di Via della Barca è stato intitolato a Renato Amantini, uno storico direttore sportivo che per mezzo secolo ha forgiato generazioni di atleti in alta valle del Tevere, come spiega il sindaco Luciano Bacchetta. Sì, l'intitolazione del ciclodromo a Renato Amantini è un atto doveroso e giusto per ricordare una persona, una figura che non solo ha caratterizzato lo sport ciclistico a Città di Castello per molti anni, ma è stata anche una figura a tutto tondo del nostro mondo sociale, culturale. Pensiamo a quanto si è impegnato per il suo paese che è Piosina, quindi direi che era un atto doveroso che andava compiuto, anche perché Renato ha fatto crescere il ciclismo, che è un grande sport con grandi valori umani, prima che agonistici, nel nostro territorio, ed era doveroso ricordarlo. Ed è stato il principale fautore della realizzazione dell'impianto ciclistico alle porte della città, come ha affermato l'assessore allo sport Massimo Massetti. Un ringraziamento che va fatto da parte di tutta la città, di tutti gli sportivi, a una persona come Renato Amantini che umilmente ha fatto capire i veri valori dello sport un po' a tutti e soprattutto è riuscito a coagulare, a mettere assieme tutte le realtà ciclistiche dell'Alta Valle del Tevere in un'unica associazione che è l'Unione Ciclistica Città di Castello, cosa che dovrebbe essere di esempio per tanti altri sport che spesso e volentieri si disgregano anziché aggregare.